Nuovo giorno, un'altra prova. Dovrei tornare. Se non hai fede in te stessa, chi si fiderà di te? Eccoti qui. Sei pronto? Io credo di sì. Cerca di non pensare a ieri. Oggi è un altro giorno. Vestiti e potremo iniziare. Forza, Basim. Come hai imparato? Sì, maestra. Sembri in forma oggi, Basim. Continua così. Calmo, Basim. Calmo. Ho visto abbastanza. Riproveremo domani. Ero pronto! Lo leggo nei tuoi movimenti. Tu ti distrai facilmente. Il balzo della fede è una prova cruciale nel tuo percorso di iniziazione. È uno dei riti più antichi e sacri della confraternita. Per eseguirlo con successo, mente, corpo e spirito devono essere tutt'uno. Abbraccia la paura, placala, trova la pace e lasciati andare. Sì, maestra. Forza, torniamo al campo. Posso chiedervi una cosa? Puoi. Quella volta, al palazzo di Anbar, ho visto il califfo incontrare 5 uomini mascherati, membri dell'ordine. Il califfo aveva il compito di proteggere l'oggetto che avevano scoperto, ma ignorava i loro piani. Non conosceva nemmeno i loro nomi. Com'è possibile che l'uomo più potente di Baghdad sia tanto asservito a degli sconosciuti? L'ordine ha regnato su uomini e imperi di tale grandezza per secoli e secoli. Con la loro capacità di persuasione, i membri dell'ordine si ergono a giudici supremi. Il califfo non era che un burattino. E lo stesso varrà per chiunque gli succederà. Il califfato è schiavo del loro potere. Basim, vai da Fulad e chiedi se gli serve aiuto. Continuerai l'addestramento più tardi. Sì, maestra. Hai visto il mentore Raihan al campo? Si prepara a ricevere l'emissario dei Tairidi, maestra. Grazie. Salute, Tabid. Salve, Basim. Cosa ti turba? Per la verità, sono frustrato. L'ordine non ha fatto che rafforzarsi a Baghdad dopo la morte del califfo. E noi indugiamo su questa montagna. Il mentore Raihan sa di certo il fatto suo. Forse dovrei fidarmi di più. Hai visto Fulad? Sarà nel suo ufficio, come al solito. Ora devo tornare al mio lavoro. A più tardi. Ah,
Che cosa c'è nell'angolo qui? Un piccolo disegno? È la mia firma. Dimostra che l'autore sono io, non Al-Hassan. O peggio, Abu Jafar. Scherzo, naturalmente. Addio. Ah, Basim. Come stai? Sì, Ankido. Ora si mangia. È intelligente. Ma intelligenza dovrebbe fare rima con pazienza. Mi ricorda qualcuno. Avete parlato con la maestra Roshan? Abbi pazienza. Sii grato per i tuoi progressi. Farò tesoro delle vostre parole. Roshan mi ha chiesto di vedervi. Ah, sì. A Rebecca servono strisce di cuoio. Puoi andare a recuperarle nel deposito? Lo farò, Fulad. A dopo, allora. No, non è una striscia di cuoio. È difficile trovare qualcosa qui. Non mi serve. Stanno iniziando a metterci pressione. Forze? Vuoi dire l'ordine, Aban? Io posso parlare solo di ciò che so, Sadiki. Il califfo intende spazzare via i ribelli. E se voi insisterete nel dare loro aiuto, noi non potremo garantirvi protezione dalla reazione del califfato. I ribelli ci forniscono informazioni a Baghdad. Senza di essi siamo ciechi. Comunque sia, il governatore Muhammad ha tutta l'intenzione di sedare rapidamente la ribellione. Non ne dubito. Vengo per avvertirti. Le cose stanno cambiando a Baghdad. Forse dovrai agire prima del previsto. Capisco, Aban. E così i Tahiridi che governano questa terra sono tutto ciò che si frappone tra Alamut e un attacco su vasta scala. Una pace fragile. Quanto può durare? Non è molto facile. Come va la costruzione? Il lavoro è molto più lungo del previsto. Deve essere frustrante. Il mentore Raihan è saggio, ma parla della montagna come se fossimo destinati a costruirci sopra. Seguiremo i suoi dettami con pazienza. La maestra Roshan dice che non devo essere ansioso di tornare alla città della pace. Io non avrei alcuna fretta. Baghdad è diversa ora. È molto, molto pericolosa. Rebecca? Basim, stai per caso vagando per il campo senza meta? No, ho questo cuoio per te, va bene? Hai finito di giocare con le spade di legno, pare. Io sono contraria, ma Roshan insiste. Ecco il tuo pugnale. E la tua spada. Sono orgogliosa del mio lavoro. Ah!
Questa lama ha carattere. Ho mai creato qualcosa che non fosse unico. Sono in debito con te. Non pensavo di ricevere nuove armi. Ripagami usandole contro l'ordine. Farai conoscere il loro carattere tagliente. Roshan diceva che devi addestrarti ancora. Mostrale la tua nuova spada, allora. Sono ansioso di farlo. Come va il tuo addestramento, Sadiki? Nur mi ha mostrato una nuova presa per il coltello e la mia mira è migliorata. Lanciandolo in questo modo, fende l'aria con rapidità e precisione. Devo ricordarti come si usa un coltello? Così. Molto bene. Ah, il tuo esempio mi spinge ad allenarmi. È questo lo spirito, Sadiki. Assalamu alaikum, Sadiki. O alaikum assalam. Ti manda Fulad? No, a dire il vero. Non devi aiutarci con queste rocce? Credo si tratti di qualcun altro. Non per essere scortese, ma non ho tempo di parlare. Devo pensare a cosa fare. Ti lascio al tuo compito, allora. La pace sia con te. E anche con te. Poco fa ero sulle montagne e la vista della fortezza di Alamut mi ha tolto il fiato. Il mentore Raihan ci ha detto di ispirarci ai nidi che le aquile costruiscono sulle vette di Alamut. Il suo lascito è chiaro. A presto. Che Allah sia con te. Molto bene. Ci vediamo domani. Basim, devi imparare a combattere. Ero sorpreso quando Rebecca me l'ha data. La spada non è un'arma rozza per un occulto. Noi occulti dobbiamo saper padroneggiare molte armi diverse. Uno scontro può evolversi in molti modi. Tutti sanno impugnare una spada. Ma tu come la userai? Sono qui per apprenderlo, maestra. Sei davvero qui? Beh, sì, credo di sì. Sei qui nel corpo, ma anche nella mente e nello spirito? È un enigma. No, è la differenza tra la vita e la morte. Tieni gli occhi su di me e girami intorno. Non dare mai le spalle al tuo avversario. Sì, meglio. Mostrami i tuoi affondi veloci. Bene. Sì. Ti sto aspettando. Eccellente.
A volte dobbiamo mettere più forza nell'attacco per provocare danni maggiori. Resterai scoperto. Quindi agisci con tempismo. Avanti! Così! Molto bene! Su, che cosa aspetti? Eccellente! Passiamo alla difesa. Puoi parare gli attacchi dei tuoi nemici. Dopo alcune parate consecutive, l'avversario resterà stordito. Para i miei attacchi ora. Sì! Molto bene! Eccellente! Non possono essere parati alcuni attacchi. Dovrai invece schivarli. Stai pronto! Molto bene! Stai imparando! Ben fatto! Ora proviamo un combattimento libero. Mostra ciò che hai appreso. Oh, mi hai colta di sorpresa. Ben fatto. Ehi, sveglia! Cosa credi di fare? Abbiamo finito per oggi, Basim. Perché ci fermiamo? Fallire non mi insegna nulla. L'apprendimento richiede azione e quiete in parti uguali. Ti sei dedicato all'azione. Ora cerca la quiete. Non devi avere fretta. Sii paziente. Fallire fa parte della tua crescita. Ripensa a queste parole e torna più forte. Sì, maestra, lo farò. Bene, a più tardi. Presto Ahmad tornerà alla casa della sapienza. Temo che possa finire in mezzo a un nido di serpi. So quanto sei legato a tuo fratello. Presto avremo altre notizie. Poi potremo agire. La pace sia con te, Abu Jafar. Io sono Ahmad. Ahmad, le mie scuse. Non preoccuparti. Vieni a scaldarti vicino al fuoco. Il nostro fratello Ahmad partirà domani. Per Baghdad, per la Casa della Sapienza. La Casa della Sapienza? Io e i miei fratelli abbiamo lavorato in quel luogo per anni e ho ancora cose su cui lavorare. La scienza non aspetta. E inoltre compirò il mio dovere di occulto, osservando e ascoltando ogni cosa tra gli studiosi. Fulad, racconta a Basim la storia della piuma. La nostra tradizione della piuma è nata in Egitto. Rimandano alle piume di Maat. Le piume dell'airone venivano immerse nel sangue dei bersagli. Esse venivano lasciate al giudizio del signore della Duat. Noi siamo tenuti all'umiltà e al rispetto del nostro ruolo. Noi siamo i messaggeri della giustizia.
non i giudici ultimi. Ti vuole affiancarmi nella ronda stasera? Verrò io con te, Nur. Se mi tengo in movimento, il mio corpo non patirà il freddo. Ti sono grato. Andiamo. Stai arrivando, Basim? Ascolterai le storie più tardi. Posso confidarmi con te? Sai che puoi. Prima il mentore Raihan si stava rivolgendo a un emissario. Il mentore chiedeva se rischiamo un attacco per i nostri rapporti con i ribelli di Baghdad. Siamo al sicuro qui ad Alamut? Non saprei. Vedo chi attaccherà questo nido di aquile. Come va la ronda? Ad Alamut è tutto tranquillo. Io sto morendo di fame. Ci siamo fermati prima della gola principale. Eccellente. Inizieremo da lì. Grazie. Vieni, Nur. Seguimi. Sei ansioso di ricevere la tua iniziazione? Sì. È come se mi fossi preparato da sempre a questo momento. Io non ho dormito la notte prima della mia cerimonia. Un po' per l'euforia e un po' per la paura, se devo essere sincero. Tutti temiamo l'ignoto. Ma ciò che è ancor più ignoto ci attende oltre l'iniziazione. Parli dell'ordine? Li vedo come i mostri di una fiaba, nascosti negli angoli e nei vicoli più bui. La differenza è che l'ordine è reale. Lei è Maja. Magnifica. Presto ne avrai una tutta per te. Fulad mi ha presentato un'aquila di nome Enkidu. Ha detto che ci assomigliamo. E non era un complimento. Ha visto qualcosa? Seguimi. Nascondiglio. Che posto è questo? Il campo deve essere vicino. Potremo coglierli di sorpresa. State pronti? Fate un po' di silenzio. Presto! Sono dietro di te! Dobbiamo essere rapidi. Sono d'accordo. Ehi tu, fermo! Aspetta un momento. Sei finito! Oh. L'inferno ti aspetta! Ah. Ah. Sì! Nessuna pietà! Ora ti vedo! Eccoti! Non mollare! Ora ti vedo! Ricorda l'addestramento! Non erano bersagli di legno, vero? Non è per quello. Questa spada. Che cos'ha? I mercenari di Baghdad usano queste armi. Dobbiamo avvertire gli altri. Mercenari di Baghdad. Come lo sai? Basim ha riconosciuto la fattura della spada. Io gli credo. Fallo entrare. Come sai che quegli uomini erano di Baghdad? Sono cresciuto in quelle strade e ho visto quelle armi molte volte, da vicino. Dietro ogni mercenario ci sono gli ordini di un mandante. Sì, e dobbiamo scoprire in fretta di chi si tratta. Torneremo a Baghdad e chiederemo aiuto a Ali ibn Muhammad. Ah, oh, certo, il capo degli Zanj.
È uno stolto, folle e pericoloso. Forse, ma è uno dei nostri pochi alleati a Baghdad. Ci servono sia lui che i suoi uomini. Tornerò io a Baghdad. Vada Ali, scopri se erano uomini dell'ordine. Lo farò. Allah sia con te. Allah sia con te. A presto. A presto. Devo andare da Al-Hasan. Mi aspetta. Allora, come ti senti in questo lieto giorno? È strano, Al-Hasan. La mia mente è più calma di quanto mi aspettassi. Il mio spirito non è in tempesta. Anzi, è calmo e quieto. Perché ti sei dedicato all'addestramento e non hai lasciato nulla al caso?
Ecco, Basim. Ora ne sei degno. È un grande onore. Immagino che tu lo sappia. Roshan e gli altri mi stanno aspettando. A presto. E grazie, Al-Hasan. Salute, Tabid. A cosa ti stai dedicando? Hai mai sentito parlare di Iltani? Fu una delle nostre fondatrici. Assassinò Alessandro il Grande con un sofisticato veleno. Ho cercato di ricrearlo sulla base dei documenti storici. Iltani mi ha insegnato che non esistono nemici intoccabili, per quanto possano sembrare potenti. Grazie per la lezione. Che Allah sia con te. Quanto vorrei dare anche solo una rapida occhiata dentro la caverna per vedere cosa c'è. È un gran giorno. Hazaten il al-Mazid di Foto. Se possibile. Devo impegnarmi a fondo. Come ti senti, Basim? Pronto a spiccare il balzo. Voglio che tu sappia che è stato un onore osservarti nel tuo percorso di novizio e di uomo. E io vi sono grato per avermi indicato la via. È stato un onore. Vieni, le tue vesti attendono. Ah, ti donano molto. Vieni, è giunto il momento. Cosa avete provato quel giorno tanto lontano? Ero nervoso. Avevo i palmi madidi di sudore e le gambe mi tremavano. Non riesco a immaginarvi tremante. Permettimi di confessarti un segreto in questo grande giorno. Avere coraggio significa agire quando si è in preda alla paura. Basim Ibn Shaq, sei pronto a cambiare vita per sempre e a percorrere la via delle ombre? Sì. Sei pronto ad abbandonare ciò che credevi di essere? Pronto a sacrificare tutto ciò che più ti era caro? Lo sono. Non dimenticare le regole che hai giurato di rispettare. Trattieni la lama dalla carne degli innocenti. Nasconditi in piena vista. Non compromettere mai la confraternita. Allora, dall'oscurità, entrerai nella luce. E dalla luce tornerai nell'oscurità. Basim Ibn Shaq, ora seguirai la via dell'Aquila.
Sei morto e sei rinato. Ora, affrontami da mio pari. Prendete questo! Cosa userò? Vedete, concentrato? Ora. Il pugnale o la spada? Mi avete addestrato bene, Roshan. Aiutatemi! Nur! Nur! Fa piano e risparmia le forze. Ha viaggiato in tutta fretta. È fuggito da Baghdad. Ecco, bevi. Ali è sparito. Lo hanno preso di notte. Chi è stato? L'ordine. Portatelo nella mia tenda. Se Ali è sparito, siamo ciechi. Ora calerà il buio sui movimenti dell'ordine a Baghdad. Dobbiamo andare a Baghdad. Roshan, Basim, andate con Fulad. Partite ora. Basim, dobbiamo proseguire. Vorrei dare un'occhiata in giro, se posso. Baghdad e i suoi dintorni mi chiamano. Molto bene, ma non tardare. Avremo molto da fare una volta raggiunto Harbiya. Cerca un giardino di graticci vicino alla moschea di Shari. È lì che Nur stava raccogliendo informazioni. Ed è lì che ci troverai. Ora, dove mi porterà il mio cuore?